Ciao a tutti da Max Nova, bentornati su Pokémon Spada. Ho una cerimonia di apertura qui presenziare, ma prima pernottamento al Buduin. Non sto a parlare con i personaggi loschi e strani perché sarà inutile chiedergli cose quando non ci diranno assolutamente nulla di loro né di quello che hanno in mente di fare. Ah, ok, c'è il tizio che mi accompagna. Ok, vabbè, no, mi accompagna o no? No, mi fa solo vedere dov'è, peccato. Comunque, da notare che è un hotel che si chiama Budu Inn, e Inn vuol dire locanda, quindi forse era nata come una cosa piccola, poi si è espansa, non lo so, perché insomma è un po' strano che un albergo si chiami locanda, però è qui. E c'è anche una bella carriolata di problemi che mi aspettano lì alla reception, ma con calma. Prima un po' di plot. E là, giovani allenatori, allora siete riusciti a iscrivervi? Ben fatto. Sonia, che ci fai qui in hotel? Sto indagando sullo strano Pokémon avvistato nel bosco assopito. Ho pensato che fare delle ricerche sulle varie leggende della regione potrebbe aprirmi una pista, quindi eccomi qui. Visto che ci siete, che ne dite di unirvi a me? Cos'è questa statua enorme? Me lo chiedo pure io che so tutto come va dopo, però vabbè. È un omaggio al leggendario Salvatore di Galar, se vi va vi racconto tutta la storia. Subito. Si racconta che in tempi antichi apparve nel cielo di Galar un misterioso vortice nero che la gente iniziò a chiamare Notte Oscura. Pokémon dalle dimensioni enormi infestarono la regione, seminando il panico ovunque. Probabilmente è l'inizio del fenomeno Dynamax. Ma un valoroso giovane armato di spada e scudo li placò, ristabilendo la pace. La statua che vedete qui ritrae quel giovane eroe. Tuttavia, nessun documento rivela i particolari della spada e dello scudo, e non si sa nulla sulla natura del vortice nero che apparve sopra Galar. Sappiamo solo che venne chiamato Notte Oscura perché oscurò il cielo della regione. Oh, ho capito, questo eroe doveva essere forte come mio fratello Dendel. Questa è la conclusione più stupida che io abbia mai visto. Il vortice nero, la spada, lo scudo. Coraggio, Sonia, mi sa che ti aspettano lunghe e complicate ricerche. Penso che anche la persona più disinteressata dopo un discorso del genere diventerebbe curioso sulla faccenda, ma va bene. Grazie, sì, sono certa che qualcosa troverò. Comunque, se volete fermarvi in hotel, dovete prima fare il check-in, no? Anche se a quanto pare al momento c'è un po' di confusione alla reception. Ok, nel frattempo, se nel frattempo scopriamo qualcosa, ti avvisiamo. E allora, a questo punto. Ok, la squadra mi può andare bene così. Allora, su quell'eroe poi caccerò qualche parola io alla fine perché c'entra con tutto tranne che la lore di Galar, probabilmente. Non. Vabbè, senza dilungarmi in cose che potrebbero essere spoiler per il resto del gameplay, perché poi ovviamente in teoria un sacco di gente l'ha già finito ora. Vado avanti. Abbiamo cose serie da fare noi, siamo in trasferta esclusivamente per fare il tifo per la nostra allenatrice del cuore. Problemi? Se non vuoi toglierti di torno ti becchi una sfida che te la ricorderai forever. Boh, vieni avanti, ti meno. Allora. E adesso non leggo perché c'è questa cosa che l'hanno resa malissimo, cioè dovrebbero dar fastidio facendo il tifo per una persona che non è nemmeno presente. E il bello è che finché questa persona non si presenterà, non diranno assolutamente nulla. Cioè, non dico che come. Perché tra l'altro non si sa nemmeno chi sono. Allora io direi che intanto mi pompo con un Ghiaguzze. Non ho intenzione di andare di Tracotanza. Perché ovviamente lui la regge. Semplicemente sento che non sarebbe bastata una beccata per mandarlo KO in un turno, quindi vedo un attimo i danni. Tra l'altro, cioè, bisognerebbe un po' incrociare le dita perché non sono nemmeno immune a leccata perché. Ecco appunto. Arturia non è di tipo normale volante, per fortuna non è entrata la paralisi. E in ogni caso in 3 turni è finita. Ok, tanti Pokémon che livellano.
è buono così. E solo adesso si sa che si chiamano Team Yell. Oppure all'inizio della sfida quando mandavano in campo i Pokémon. Non sto nemmeno a leggere perché questi giochi di parole no. So solo una cosa, che come team, questo lo posso dire anche ora, ha senso, aveva del potenziale buono nella trama, ma l'hanno reso veramente malissimo e a me questa cosa mi fa abbastanza rosicare. Perché il Team Yell, cioè, può sembrare una cosa frivola, strana, stupida, però ha molto più senso di quello che sembra. Solo che mai nella vita la Game Freak farà un gioco dove, insomma, è tutto bello spiegato bene nella trama. Devi sempre andare a leggere sotto alle righe, no? Trovarti le cose perché si scopre poi più avanti. Mettiamoci pure che la traduzione è quello che è, quindi. E poi per fortuna che non sto giocando in lingua inglese perché nella traduzione inglese del gioco ci sono una valanga di typo che, cioè typo sarebbe insomma errori di battitura che sono incredibili. Ok, Artur riempare qualcosa? No, niente, peccato. E arriva la lotta in doppio. A me sinceramente questa cosa che comunque danno, ti rimettono in sesto i Pokémon in continuazione, almeno per ora, ho visto che a molta gente ha dato fastidio, per il momento a me non dà fastidio, almeno ai livelli bassi magari semplicemente ti risparmia un viaggio al centro Pokémon quando è assolutamente inutile, il che mi va anche bene. Magari tipo sarebbe utile toglierla in punti più cruciali tipo. Magari in dei percorsi o delle grotte che potrebbero essere dei surrogati di vie vittorie e cose così, togliere tutti, insomma, gente che arriva e ti cura, oppure i medici, un po' come quelli che c'erano su Bianco Nero, che tu li sconfiggi, poi rimangono lì disponibili per curarti la squadra quante volte vuoi, ecco. Quello magari toglie molto alla difficoltà, cioè, sì, alla difficoltà di alcuni environment, quindi può essere un peccato. Però se magari in punti dove, così come è appena successo, poco importa, tanto. Non è che la difficoltà sia elevata. Ovviamente è buona cosa andare a ingaggiare questa sfida con attaccanti fisici perché quello Zigzagoon continuerà a spammare Snarl, quindi allungherebbe soltanto la lotta. Magari se Vulù volesse anche attaccare, mi farebbe un favore. Poi vabbè, colpa mia che ho voluto mettere gli avanti su Arturia, però. Mamma mia. Mamma mia. Oppa è irrecuperabile. È veramente irrecuperabile. Ed è arrivata anche la paralisi, ovviamente. Tanta stima per tutti quelli che arrivavano qui magari con battiterra, terremoto e buttavano giù i Pokémon anche di Hop perché veramente è una cosa allucinante da quanto è insopportabile sia come rivale sia come compagno di lotta. Chiaramente mi becco il turno di full paralisi. Dai su Hop, fai usare Arsene. Oh, perfetto. Fantastico. Renditi, riscattati perché. Veramente, era come posso dire, una spina nel fianco, ecco, insomma. Avrei dovuto vedere la mia disfatta adesso. Avrei dovuto vedere la mia disfatta. Ok, quando parlavo di typo e traduzioni strane, questo intendevo. Adesso piango. Si può sapere che cosa state combinando?
Mary! Niente, solo che capisco che gli altri sfidapalestre non vi stiano troppo simpatici, ma magari potreste evitare di creare scompiglio ovunque andiate? Scusate ragazzi, sono membri del mio fan club. Tossico, aggiungerei. Si fanno chiamare Team Yell, purtroppo hanno il vizio di lasciarsi prendere un po' la mano. No, non aggiungo niente. Non aggiungo niente perché rovinerebbe tutto. Avanti, andate ora, su a casa. Sono desolata, non so come scusarmi per il loro comportamento. Appena vedono altre sfida palestre diventano aggressivi. Oh, sei anche tu una sfida palestre e il Team Yell è il tuo fan club. Che forza però, hai già dei fan. Non è così semplice. Ci dice altro, Mary? Ah, ok, basta. Allora, dovrei fare il check-in, ma prima, per evitare di dover tornare indietro dopo, vado a prendere uno strumento perché si può andare al piano di sopra. Non ricordo esattamente chi lo dà, comunque qui non c'è veramente nulla di utile da prendere su se non una scenetta che ci sarà poi in post-game. Ah, eccolo qui. Un pezzo stella che, insomma, dindini. Come ha detto il tizio, sì, si possono trovare per terra a sorpresa nelle terre selvagge. Come avevo fatto vedere che si trovavano grandi funghi e profumi funghi. Non c'è nient'altro inutile che vado, posso già tornare di sotto a fare il check-in. Il Budio In le dà il benvenuto. Mi è parso di capire che lei è uno dei nuovi sfidapalestri iscritti alla competizione. Ovviamente sì. Stando alle informazioni forniteci dalla Lega, lei deve essere il signor Masnova. Grazie per l'aiuto che mi ha dato poco fa. Le auguro buona permanenza. Ovviamente poi il jingle del timeskip lascia anche intendere che la squadra recupera le forze. Buongiorno! Non lo volevo leggere. Ho problemi di quella lettera, insomma. Oggi inizio la leggenda dell'eroe co-op. E5! Dai, Max Nova, vediamo chi arriva prima allo stadio di Steamington. Basta, datti una calmata per l'amor del cielo. Allora. Mary? Ok, finalmente inizia la sfida delle palestre. Mi dispiace per te, ma sarò io a vincerla. Buona fortuna, ma non c'è trippa per gatti. Salve sfida palestra, tra poco avrà l'inizio della cerimonia apertura. Ok, ti porta allo stadio. Va bene, lo faccio in automatico, tanto non cambia nulla. Mi evito due, cioè, proprio due passi di numero. Eccoci allo stadio, la cerimonia sta per iniziare, per fortuna. Ok, tutti i partecipanti della sfida delle palestre sono tutti tenuti a indossare una divisa. La cerimonia d'apertura dà ufficialmente inizio alla competizione. In altre parole, è il momento di cambiarsi. Dice nulla? Hai ricevuto? No, perché si riceve una divisa. Dopo magari la farò vedere. Cioè, nessun messaggio d'avviso, ma ora questa divisa è disponibile proprio nel proprio guardaroba. Cioè, se si va nei camerini ci si può mettere questa divisa addosso per tutto il resto del gioco. Lasciatelo dire, il numero 25 è proprio una scelta azzeccata. Ti dà un'aria fiera. Ok. Qui nota negativa, ma non sul gioco, sulla community. Se si va online si trovano solo dei 666, 69, 777. E vabbè, quelli, ok. Sugli ultimi va bene, ok. Ci si può strizzare anche l'occhio, vabbè. Però dai, veramente la fantasia della gente. Sono tutti 666, 69, 666, 69. Quanto ridotti male, comunque. Bene, e ora sta per cominciare la cerimonia d'apertura. E questa è una gran bella catin. Signore e signori, non abbiamo il doppiaggio. Sono Rose, il presidente della Lega Pokémon. Lo so, l'attesa è stata lunga, ma vabbè, qui riuniti sia per voi che seguite da casa, ma ora è giunto il momento che stavate aspettando. Sta per iniziare l'evento più caratteristico della nostra regione, quindi non mando avanti il testo io, è lui che va spedito, perderò dei pezzi. Dichiaro aperta la sfida delle palestre di Galar. 8 sono i campioni da sconfiggere.
E 8 sono le medaglie da conquistare. Solo chi si rivelerà all'altezza di questa impresa potrà accedere alla Coppa Campione e puntare ad affrontare il campione di Galar. Molto bene, capi palestra, fatevi avanti. L'entrata dei capi palestra è fantastica. Il coltivatore di vittorie, esperto di Pokémon Erba, Yarrow. L'onda travolgente della Lega Pokémon, esperta in Pokémon di tipo acqua, azzurra. Il veterano ardente come la brace, esperto di Pokémon di tipo fuoco, Kabu. Il prodigio del karate di Galar, esperta di Pokémon di tipo lotta, Fabia. La favolosa incantatrice, esperta di Pokémon di tipo folletto, Poppy. Il demolitore granitico, esperto di Pokémon di tipo roccia, Milo. Il non plus ultra dei capi palestra, il signore dei draghi, Laburno. Quell'uomo non si capisce qui, ma quell'uomo è gigante, è altissimo. Purtroppo ne manca uno. Beh, in ogni caso, ecco voi i nostri fantastici capi palestra, l'orgoglio di tutta Galar. E qui intervengo un attimo per dire, ne manca uno e potrebbe non essere un caso, perché... Ok, il discorso è finito. Comunque il fatto che ne manca uno non è perché vogliono fare tanti misteriosi sul... Ce lo stanno tenendo nascosto. No, 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 ha proprio tutto senso con la trama. E... Cioè, è una cosa che quando la scopri, tu dici, ah, cavolo, cioè ci rimani un attimo così e... Cioè, davvero, ci rimani male e capisci tutte cose. Quando sarà il momento... Quando arriverà il momento, poi lo spiego. Wow, ma ci pensi, abbiamo calpestato il suolo di uno stadio Pokémon. Ok? Non so come dire, è una sensazione impareggiabile, sono tutto un fremito. Io probabilmente farò un edit per la thumbnail dove metterò, insomma, la faccia di Saitama sul PG e con... Ok? Perché ci sta. Op, Max Nova, la vostra avventura è ufficialmente iniziata. Oh, ma guarda chi abbiamo qui, due allenatori sponsorizzati da Dendel. È un piacere conoscervi, mi presento, sono Rose. Oh, e avete anche un polsino Dynamax, e così le Daisy e Stelle vi hanno guidati fin qui, eh? I polsini Dynamax sono il vanto della mia azienda. Allora, è qui, parentesi. Li sa, li aveva già la professoressa in casa, li ha prodotti in collaborazione con lei? C'è più di una persona che è in grado di produrre i polsini Dynamax? Li hanno anche gli altri sfida palestre? Non lo sapremo. Tutte domande che non sapremo mai. E vabbè. Non so se lo sapete, ma sono stati messi a punto nei nostri laboratori. Che dire, ottimo. La sfida delle palestre di quest'anno si prospetta particolarmente interessante. Tutta la regione di Galar verrà pervasa dal più fervido entusiasmo. Questa competizione è anche un'ottima occasione per far bella mostra del Dynamax. Bene, ora purtroppo devo scappare. Ho un impegno che non posso rimandare. Vi auguro di godervi appieno questa esperienza. Il presidente è particolarmente di buon umore oggi. Tornando alla gara, ragazzi, cominciano per voi giorni di intenso allenamento. Ricordate che non basta avere Pokémon in forma per vincere, dovete anche affinare le vostre abilità personali. Ascolta, Max Nova, la sfida delle palestre richiede di affrontare i capi palestre secondo un ordine preciso. La nostra prima tappa sarà Tarfield, e per arrivarci dobbiamo passare il percorso 3. Quanto sarebbe stato bello se non fosse stato così. Però purtroppo è così. E direi di partire subito, tanto qui non c'è più nulla da fare. Anzi, sono già arrivato lungo con il video, ma vorrei far vedere velocemente le ultime cose rimaste da fare a Steamington. Max Novo, un regalo per te da parte del presidente. Questo è importantissimo. E direi anche finalmente. Un regalo da parte del presidente, che sogno. Ah. Scusa, dicevo, il presidente ti concede l'uso del volo taxi. In breve, d'ora in poi potrai spostarti in volo. Il volo taxi ti permette di raggiungere in un batter d'ali tutti i luoghi che hai già visitato. E il fatto che venga dato subito è fantastico, finalmente. Una gran bella cosa. Cioè, io lo faccio vedere velocemente, mappa, scelgo un posto e il bello è che io questo lo userò tra... Questo video è il prossimo, lo userò sicuramente.
posso andare qui e da qui posso andare intanto a far vedere magari anche questo negozio di VAT che all'inizio non c'era. Ok, le Minor Ball, Desioblocchi, Lanciafiamme, Resistenza, Cosmoforza, Costata, Zaino, Idrobreccia, che sono delle signori mosse. E direi che torno a Sneemington. C'è un secondo centro Pokémon, ora ci vado subito perché finalmente ci posso andare. E posso far vedere anche il resto di Sneemington, quindi lo faccio in, spero, pochi minuti. Allora, qui non credo che ci sia nulla di particolare, se non quel negozio che adesso faccio vedere un attimo. Qui ci, si può pescare, ma nello spot di pesca non so esattamente cosa si possa trovare, perché avevo tentato tempo fa, ma solo dei Magikarp. Magari il massimo che si può trovare potrebbe essere un qualche, magari qualche Cinchou, se c'è, oppure Shellder, non saprei. Magari lo faccio delle prove off camera e lo dico all'inizio del prossimo video. Oppure Timepole, non lo so. Lui non credo che dia nulla. Faccio vedere al volo, molto al volo, questo negozio, giusto per farlo vedere. Semplice, ci sono questi negozi di abbigliamento ufficiali della Lega che vendono divise. Queste sono proprio divise dedicate, insomma, alle palestre, alle medaglie. Costano una valanga, quindi l'ho fatto giusto vedere e me ne vado. Avrei potuto far vedere la mia divisa delle sfide lì nel camerino, ma magari non ora. Qui c'è qualcosa? Sì, ok, ricordavo giusto. Una vita all'erba che può far comodo. Secondo ascensore, perché ce n'è uno anche qui. E adesso arrivo alla parte importante, perché sì, c'è una cosa importante effettivamente. Ok, quella è una stazione ferroviaria. Qui non c'è nulla di degno di nota, se non il fatto che, insomma, ci vede per la prima volta un Pokémon giocare in quei cerchi disegnati per terra. Ce ne saranno altri. Sciarpa seta. Questa è buona. La potrei mettere subito su Black Block. Ormai sto avendo l'abitudine di chiamarlo Blacky, quindi probabilmente gli potrei anche cambiare il soprannome. Non ha mai usato quella bacca. Vabbè, poco importa. Ed importante c'è questo centro Pokémon perché al bancone, in questo bancone, cambiano gli oggetti, come avevo detto, e qui si trovano le macchine tecnica. Molto importanti, falso finale e protezione, che se riesco a prendere, prendo subito, potrebbero servirmi. Le altre per ora possono restare lì, ho anche già quasi finito i soldi, ma li farmerò off camera. Tanto almeno, essendo un gioco Switch appena uscito, potrei anche andare in buona fede, di sicuro non mi alzo dei soldi grazie a trucchi storti. Allora, e cosa da fare? Lo faccio subito. Un ragazzino ha perso il Mincino e dove si trova? È vicino allo stadio. Lo vado a cercare subito. Le sue indicazioni sono che fa un verso strano, gli piacciono i posti con l'acqua. Ok, qui c'è la gente che faceva il tizio per quelli che partono alla sfida delle palestre. Andando vicino. Oh, c'è un oggetto, ok. Un repellente. Basta fischiare. Personaggio inquietante numero 2. Come cerchi un Mincino? Beh, mi dispiace, io sono solo un normale essere umano. Normalissimo, più che normale non si può. E ogni tanto vengo qui a farmi il bagno senza farmi scoprire. No comment. Però tu mi hai scoperto. Vabbè, questo è un pensierino per ricordarti del nostro incontro. Tieni. Sicuramente non una persona sospetta. Creepissima e vai via, subito. Insomma, un tizio che di nascosto va a fare il bagno nelle fontane. Guarda che inquietante. Cioè, tutto tranne che. Vabbè, non riesco nemmeno a spiegarmi bene. Tre antiscottatura che saranno ottimi più avanti, non si trovano qui per caso. Seconda fontana. Finalmente qui si sente quel verso strano che diceva il ragazzino perché il suo Mincino fa tipo un po' meh, un po' tipo Tora di Xenoblade. Fischiato ed ecco il Mincino, che ritorna dal suo allenatore. Quindi non resta che tornare indietro e mettere in saccoccia la ricompensa, che non è nulla di che, però beh, è pur sempre una ricompensa. Mincino è tornato da me, l'hai trovato, grazie. Questo è per ringraziarti del tuo aiuto. Ed è un. Oh, uno spray gola! È un nuovo strumento.
Molto carino, aumenta l'attacco speciale quando il Pokémon usa una mossa basata sul suono. Non l'ho ancora provato però personalmente, non so se sia monouso oppure possa essere utilizzato più volte, penso di no. Penso che sia un po' come stavo per dire una, insomma, una power herb, quindi sì, si consuma dopo il primo utilizzo. Faccio vedere solo una volta velocemente questo posto, anche perché c'è un MT che contiene giorno paga, quindi abbastanza utile. E questo strano soggetto che dice torna qui quando sarai campione. Non voglio spoilerare, però nemmeno mettere molto hype. Non è che semplicemente dà la possibilità di avere accesso a una mossa particolare, nulla di che. Quindi ora torno al centro Pokémon. Giusto per... E qui concludo il video. Bye bye a tutti e alla prossima parte dove affronterò tutto il percorso 3, o quasi, perché potrebbe essere diviso in due parti per motivi che si vedranno. Probabilmente farmerò qualcosa nelle terre selvagge, ma farò un breve riassunto all'inizio della prossima parte. E ho detto tutto. Bye bye.